A cercarti, hai il berrettino giallo, per cui è facilitato. Casagrande, ecco Casagrande in quarta posizione con Bols nella sua scia, lanciato lo sprint. Anche Mengen, vedete, con la maglia bianca, Pantani sulla sinistra, parte la volata. Mengen al comando, nella scia di Mengen c'è Virenk, poi vediamo uscire Van den Broek, ed è Mengen che taglia per primo il traguardo, poi Van den Broek, poi Virenk, poi Pierre Robin, poi Depo, poi Casagrande, poi Bols nell'ordine, e al centro di questo gruppetto vediamo Pantani con tutti i suoi. Avevamo detto Mengen, un corridore veloce, quest'anno aveva vinto una tappa alla Tre Giorni di La Panne battendo un gruppetto di 5 corridori, è campione francese di ciclocross, quindi un corridore che è stato capace di battere questo gruppo in volata, è sempre stato sulla scia ed è stato molto abile. Allora attenzione, vedete Mengen con la maglia bianca, vi avevamo detto 4 sono i favoriti: Dufaux, svizzero, Van den Broek, Mengen e Casagrande. Ecco Mengen che alza le braccia dal ciclocross al Tour de France, poi Van den Broek, poi Casagrande. Aspettiamo il responso ufficiale della giuria, mentre ecco la progressione di Mengen che sorprende i Festina, che non hanno assolutamente reagito, un treno un po' lento, troppo lento. Anche Virenk ha avuto problemi di catena, gli è saltato il cambio, ha perso ancora velocità, comunque è stato abile. Vedete, Mengen ha guadagnato 5 metri, Virenk quando ha sistemato la catena è partito, ma era troppo tardi, mentre fa secondo Van den Broek. Mengen alza le braccia nettamente, Van den Broek, Virenk, poi Pierre Robin, poi Dufaux e quindi Casagrande. Beh, ne abbiamo presi praticamente 4 su 5, non è male. Ecco Van den Broek, poi ecco Virenk, poi Pierre Robin, poi Hervé e quindi Casagrande. Adesso attendiamo il gruppo di Bjarne-Riis per quantificare il distacco, un distacco che dovrebbe essere sui 5 minuti, che rafforzano la terza posizione di Pantani. Vedete Pantani là dietro, addirittura aveva tentato la volata, quindi si era levato il cappellino, aveva forse pensato, ho vinto in salita, ho preparato il mio secondo successo in discesa, ecco, attenzione, forse è giunta la volta buona per vincere allo sprint. Ma Bols, vedete il tedesco Bols, gli ha tagliato nettamente la strada mentre Pantani iniziava la sua progressione. In carriera ha vinto 7 corse nei professionisti, tutte per distacco, 4 tappe al Tour, 2 tappe al Giro d'Italia, 1 tappa al Giro della Svizzera, sempre da solo. Anche se nel 1995 la Vuelta conquistò 2 onorevoli piazzamenti in volate di gruppo, un 7° e un 8° prima del campionato del mondo che lo vide 3° in Colombia. Allora in Svizzera, a Friburgo, vittoria del francese Mengen, mentre attendiamo l'ufficializzazione dell'ordine d'arrivo, il commento su questa tappa di Beppe Conti, inviato speciale di Tuttosport. Direi che ancora una volta Pantani in primo piano, Pantani che riesce a dare scacco matto a Riis e a conquistare il podio a Parigi. È stato un grosso colpo, Riis è andato in crisi sulla prima salita, il Padre Morgen è andato in chiara difficoltà poi sul col della Croix, quella che porta a Diableret, e a quel punto Pantani lo ha attaccato ancora e Pantani si è conquistato il podio a Parigi. 2 vittorie di tappa, il podio è il massimo che lui potesse ottenere. Ricordiamo che la prima partecipazione salì sul podio arrivando 3° nel 94, l'anno dopo, senza però vincere una tappa, l'anno dopo vinse 2 tappe ma fallì il podio. Adesso ha vinto 2 tappe ed è praticamente già sul podio a Parigi, quindi direi che è riuscito a finalizzare l'obiettivo e il suo tour a questo punto diventa più che mai bello, più che mai positivo, e diciamo anche che è giusto così, è giusto che Pantani conquisti il podio. Purtroppo c'è mancata questa vittoria di tappa. Mangel, Van den Broek, Virenk, Pierre Robin, Dufaux, Casagrande, Olano, Bols, Pantani, Nono e Beltram, questo